Un'app per turisti amanti del vino, ma anche di arte e natura. È l'app Percorsi con la sua declinazione Abruzzo Wine Experience, ultima tappa del progetto a sostegno dell'enoturismo a cui il Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo sta lavorando da diversi anni. Valentino Di Campli, presidente del Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo, dopo tante privazioni dovute alla pandemia si torna a vivere la nostra regione e a vivere belle esperienze. Sì, tutti eravamo in attesa di poter tornare a godere di un po' di libertà e noi nel frattempo abbiamo voluto evolvere con un'app che già avevamo messo in campo qualche anno fa e che ha la funzione di favorire la conoscenza del nostro territorio in abbinamento con i nostri prodotti vitivinicoli e le nostre cantine. Abbiamo voluto una evoluzione dell'app proprio perché oggi i turisti, che oggi sono ancora turisti di prossimità, hanno tanta voglia di vivere esperienze nuove. Assessore regionale al turismo Daniele Damario, quanto è importante questo progetto anche per promuovere il turismo? Assolutamente sì, innanzitutto un ringraziamento al Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo che con questo strumento, questa app Percorsi, permetterà ai turisti che verranno in Abruzzo di godere delle nostre spiagge, dei nostri parchi, delle nostre riserve, godere dei prodotti enogastronomici della nostra regione. È uno strumento importantissimo, la prossima scommessa sarà quella di farla conoscere a tanti, a quante più persone possibile, perché devo dire è uno strumento all'avanguardia che aiuta la nostra regione in un momento in cui il turismo esperienziale è legato ai cammini, legato all'enogastronomia, legato ai borghi, legato alle biciclette, a numeri sicuramente in forte espansione. Ma come funziona questa app? Chiara Ciavolic, che è consigliera delegata al progetto. Allora, è un'app di promozione del territorio attraverso l'enogastronomia. È finanziata e prodotta dal Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, si chiama Percorsi Wine Experience ed è estremamente semplice perché sull'applicazione si troveranno due tasti. Un tasto sono i percorsi e sono dei percorsi più di 15 che guidano il turista tra diversi territori d'Abruzzo e diverse tappe. Sono percorsi tematici, quindi c'è la via dell'olio o la via anche della montagna che termina per esempio a Santo Stefano di Sessanio passando per Capestrano, in cui un turista può navigare il territorio e mentre lo naviga venire in contatto grazie all'app con tutte le eccellenze enogastronomiche del territorio, i produttori di vino, i frantoi, le pasticcerie, le gelaterie, i ristoranti, tutte quante queste realtà selezionate naturalmente dalle migliori guide italiane sull'enogastronomia.